Ecco la famiglia Fabriano e Coqua. Perché mi direte tanti quaderni? Allora, questo qua è un quaderno quadrettato, quadretto 05, questa è la riga, una riga 07. Poi abbiamo, guardate che bello questo Vinaccia, veramente belle le copertine Fabriano e Coqua, mi piacciono un sacco. Questo è il Coqua bianco, ok? E infine abbiamo il quadrettone da 10, perché sapete che mi piace molto e per me è sempre un banco di prova. Cominciamo con ordine. Allora, intanto Fabriano fa di questa serie parecchi quaderni. Se non sbaglio, c'è quello collato, c'è il blocco spiralato, c'è il blocco spillato, come in questo caso quello con le graffette sul dorso. A me piacciono molto questi quaderni spiralati perché, come ho avuto già modo di raccontarvi di alcuni quaderni, hanno degli anelli grossi che permettono di poter voltare le pagine senza che queste si deteriorino oppure si impiccino nel momento della voltura. Quindi, bene, mi piace. La copertina è una copertina cartonata, però, come vedete, la tinta è quella su tutto, cioè tinta tutta la fibra, non è colorata la copertina. Del resto, chi conosce un po', la cartiera Fabriano sa che hanno dei cartoncini che sono straordinari. A volte mi perdo nel listino Fabriano a guardare cose che non mi interessano minimamente per il piacere proprio di vedere come sono fatte. Il quaderno, di cui io riporto sempre il prezzo perché alla fin fine è determinante in tutti i consigli e anche soprattutto nelle vostre scelte, capire quanto costa, cioè il posizionamento di un oggetto. È chiaro che una carta che costa 10 euro per 50 fogli deve scrivere bene, anzi la stilografica deve scrivere da sola e anche in bella calligrafia. Su un quaderno che costa 1,80 euro, 1,70 euro, bisogna che ci siano delle caratteristiche tali da giustificarmi l'acquisto, perché altrimenti, come abbiamo già visto nei video precedenti, esistono dei quaderni da 70 centesimi che sono favolosi per la scrittura calligrafica o per gli appunti. In questo caso stiamo parlando di carte che superano quella soglia, diciamo, degli 80 grammi. Questa la supera di misura perché la carta Ecoqua è una carta da 85 grammi, però è quel tanto che ci basta per avere fra le mani una carta un po' più consistente. Questo è bello, è piacevole anche da maneggiare, ancora di più poi per scriverci, ma lo vediamo. Allora, cominciamo con ordine, parto dal quadretto, il quadretto 05. Allora, anche qui una bella copertina con un bel verde, son bei colori, un po' tra il pastello e qualcosa che possa essere un pochettino più acceso. La trama di queste copertine sono tutte goffrate, hanno una texture molto evidente, sono materiche proprio per usare un termine italiano, molto gradevoli davvero. E poi si riconoscono un po' tra tutti perché tra la spirale, è una spirale tra l'altro molto bella, sembra quasi un alluminio trattato da quanto è fatto bene, è molto piacevole anche questa. E allora, la carta. Cominciamo un po' con l'analisi di quello che ci interessa. Quando vedete un quaderno riempito vuol dire che la carta mi piace, vuol dire che ci ho scritto tanto, ci ho provato tanto, tanti inchiostri, dipende un po' anche. Ah, poi questi qua si usano, diciamo, anche con buona soddisfazione li ho visti qua con gli inchiostri, quelli ferrogallici, con i pennini, riusciamo a fare de delle cose che magari altre carte non riescono a fare, quindi mi serve anche un po' come banco di prova per quelli. Allora, perché è bello questo Fabriano? Innanzitutto un bel punto di bianco, un bianco caldo, una rigatura che, se riesco a farvi vedere, una rigatura grigia, molto tenue, quindi non va a dare una dominante diversa al colore della carta. Riesco a gustarmi questo bianco che è un bianco invitante, un bianco caldo, accogliente. E dal punto di vista invece della grammatura, gli 85 grammi si sentono tutti. Si sente che non è una carta da 80, è una carta da 85. Sentiamo. Bella fibra, vedete come la sto maltrattando qua? Vedete questo il mio
dito che emerge, però non ci sono pieghe, non sono rimasti segni, vuol dire che c'è fibra, che la carta è elastica, non è imbevuta in sostanze che la rendono plastificata e più rigida, quindi fintamente alta di grammatura. Questa è molto bella. Andiamo a vedere allora come ci si scrive. Cominciamo con una Pelican 205, lo abbiamo detto, usiamo dei termini di paragone che possano essere alla portata un po' di tutti noi, dalle Pelican 200 o 150, ci siamo passati tutti almeno una volta nella vita. Allora, si sente subito che questa carta è una bella carta, lo abbiamo detto. È una carta molto bella, dico. Si sente subito però una compattezza delle fibre. Non c'è quella porosità che invece altre carte hanno. Questo significa che il pennino non è un pennino che solca le rughe della carta. È un pennino che ci scivola piacevolmente sopra, quindi è una carta che invita anche all'uso stilografico, ma è anche buona per altri tipi di punte. Provo con un'altra Pelican un po' più prestigiosa. M600. Sì, è una carta molto bella, rende molto piacevole la scrittura. Voglio provare come si comporta con un pennino invece un pochettino più sottile, con un pennino di quelli meno arrotondati, perché vi invito a vedere così il tutorial, chiamiamolo, questo video che ho fatto sui pennini, sulle gradazioni. Pennino extra fine non significa che siano tutti uguali i pennini extra fine, tutt'altro, ce ne sono di taglienti, ce ne sono di arrotondati. Questo Pelican è un extra fine, è un pennino morbidissimo. Ci sono dei pennini extra fine che invece grattano il foglio, lo tagliano, quasi a incidere le fibre della carta. Certo, cosa si sente con un pennino extra fine un po' diverso da quelli che abbiamo provato fino ad adesso? Si sente che ve l'ho detto, a solcare la carta, ma non arriva così in profondità perché la levigatura del trattamento superficiale è tale che rende molto piacevole, ma ancora fermo allo strato superficiale, la sessione della scrittura. Questo significa che se provo, vediamo se ho pronto qui questa penna, se vado a provare per esempio questa Sailor Profit con un pennino B, è incredibile, un HB, ora lo vedete, è esatto, Sailor Profit, questo è un pennino B. Precisamente sarebbe un HB. Se provo con questo, salta tutte quelle micro asperità della carta. Scusate, non l'avete visto? Quelle micro asperità della carta, e si perde un po' il contatto. E cioè, è una carta che fa di tutto per farvi scrivere in maniera scorrevole, ma la ritengo più idonea ad un pennino extra fine, ad un pennino fine, ma non tanto ad un medio abbondante. Questo è un pennino B, ma come vedete potrebbe essere pari pari assimilabile al, ce l'ho qua, al 150, ecco, alla Pelican, ce l'avevo qua. Questo è un pennino M della Pelican, come vedete scrive quasi come il B della Sailor. E ancora una volta, vi dicevo, senza dubbio è una carta che aiuta di più un pennino fine a comunicarvi quello che avviene sotto il foglio, quindi a darvi una piacevolezza. Infatti è bello proprio scrivere con i pennini sottili. Sono molto ben governabili perché incontrano una rugosità
Facciamo finta che sia così la carta, che sia questo il tipo di rugosità. Il pennino fine riesce a sentire questa cosa. Se uso un pennino largo, come questo, non riesco a percepire invece questa porosità che è davvero molto molto ridotta e quindi ci si naviga sopra perdendo un po' la qualità della scrittura, la piacevolezza della scrittura. La serie Ecoqua è una serie che a me piace, come avete potuto vedere, però anche in questo caso non è la stessa cosa scrivere su un quaderno con rigatura orizzontale, quindi con la riga 1R, anche se abbiamo detto è un po' ridotto come passo, rispetto al quadretto. Andiamo a vedere il perché e il per come. Il quaderno è identico, stesso prezzo, stessa finitura, anche la carta, guardate, ha un punto di bianco così bello, così caldo, ma proprio bello. Che cosa cambia allora? Probabilmente nel processo di stampaggio, avendo meno trama, meno inchiostro, cambia qualche cosa che la rende un pochettino, ma non tanto, un pochettino meno piacevole. Ovviamente questo secondo i gusti di chi vi parla. Sì, con questi pennini larghi, questo è il B della Sailor, si tende un pochettino a andare sopra. Provo invece questo qui, che è quello della Pilot Custom, bellissimo, A, B, C, D, F, G. Provo un po' lo stampatello veloce per, vediamo quello minuscolo. Sì, è totalmente diversa. Bello, è una bella carta questa qua, ma la mia raccomandazione è quella di usarla prevalentemente con dei pennini sottili piuttosto che larghi. Faccio una controprova, uso questo della Kawa EcoSport che abbiamo utilizzato prima. Sì, è bello, un bel. Sì. La mia preferenza va comunque un pochettino sul quadrettato. E la carta bianca come si comporta? Andiamo a vedere, perché questa è una bella domanda. La carta bianca è quella che ci dà l'idea più di tutte di com'è prodotta la carta. Allora, qui finalmente possiamo osservare il reale colore della carta, che è un bianco caldo, veramente bello. La sua grammatura da 85 grammi. La qualità di questa carta, che è indubbia perché è bella, è proprio un bel punto di bianco, una bella finitura. E finalmente vi dicevo, possiamo provarla non stampata. Come avete visto, copertina e poi c'è il bianco, bianco, vedete che è scritto sotto, quindi non sembra così bianco, il bianco della prima pagina, cioè non c'è una controcopertina. Peccato perché su un quaderno come questo, un quaderno così bello, poteva starci anche, però insomma, la scelta del produttore è quella. Bella carta, come vi ho detto, per la serie più piccola. È molto bello vedere il contrasto cromatico su una carta che appare quasi leggermente avoriata. I colori, anche nel tempo, sto guardando questo DC Super Show Blue della Private Reserve, bellissimo. Sto guardando come effettivamente i colori nel tempo restino quelli. Ma poi è bello anche la possibilità, come vedete, di adottare vari tipi di scrittura, varie calligrafie, perché la carta permette di farlo. Se dovete, scusate, provare una
Un quaderno, provate quello bianco prima di tutti, perché è la percezione reale della carta senza il secondo passaggio, cioè quello di stampatura, di rigatura. Quindi è la carta, per così dire, vergine, come esce dal macchinario. Vi dà la percezione della qualità e soltanto su questo lo trovate, perché ogni volta che andiamo a scrivere su una carta stampata con la rigatura, vuol dire che ha già subito un altro passaggio. Se le metto a fianco, vi accorgete che comunque sì, il bianco è lo stesso, ma mica tanto. Qui, su questo, per via della rigatura, ci perdiamo la parte bella della carta. Inoltre, proprio per via di questo trattamento finale, anche il tatto è diverso, la sensazione tattile è diversa. Questa sembra un pochettino più ruvida, appena appena ruvida. Questa invece è un bel quaderno liscio che invita alla scrittura. Facciamo subito una rapida prova perché vorrei anche passare a quell'altro. Allora, provo con un pennino extra fine, ho qui quello della Pilot Custom. Poi è bello scrivere sulla pagina, anche qua. Ormai sto facendo tanti di quei video che sto finendo gli inchiostri delle penne. Pensa a te, devo ricaricarlo. Allora usiamo quello Sailor. Vedete come si vede immediatamente la differenza da un colore all'altro? Proprio, proprio bello, così deve essere la carta. Bello. Bello, 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 molto piacevole. Proviamo con un pennino diverso, questo qua. Guardate che bello, un colore seppiato. Colore seppiato su una carta avoriata, veramente molto molto bello. Beh, vi do dopo gli suggerimenti. In conclusione andiamo a vedere il blocco da 10 mm. Allora, questa carta, vi dico subito, è molto 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 simile al quaderno da 5 mm. In effetti non saprei neanche dirvi se c'è una reale differenza. La reale differenza è che il dorso, per via di questa controcopertina che c'è dietro, che ci dà le specifiche della carta, dove vale la pena andare a vedere tutti i loghi, che ci dice che rispetta l'ambiente, che è totalmente libera dalla clorina, libera dagli acidi, dagli sbiancanti ottici. Tutto questo si sente quando andiamo a scrivere. È molto simile a quadrettato, quindi in conclusione la mia opinione è che ottima carta, vale la pena provarla, anche solo per dire mi piace sì, mi piace no. Provate quella bianca. Provate quella bianca per prima e poi, casomai, se siete come me, provatevi un quadrettato piuttosto che una riga. Vi aiuta di più nella guida. Il bianco ce l'avete già e trovo che sia lievemente diversa come superficie, come trattamento superficiale. Grazie come sempre, vi aspetto ai prossimi video.